Buongiorno a tutti e benvenuti in questo video. Oggi andiamo a parlare della Coppa del Mondo di ciclocross. Inizierà proprio domenica 10 ottobre. Non si parla molto di questa specialità, come vi avevo già accennato l'anno scorso qui in Italia, ma molti campioni che stiamo vedendo su strada che stanno vincendo moltissime gare. I nomi più importanti sono ovviamente quelli di Van der Poel e Van Aert, che tra uno e l'altro hanno vinto gli ultimi 6 mondiali, ma anche Julian Alaphilippe, campione del mondo sia quest'anno che l'anno scorso, ma anche Peter Sagan, hanno praticato questa specialità nelle categorie giovanili. E se non l'avete mai vista, vi consiglio di andare a guardarla perché merita veramente tanto. Domenica 10 ottobre inizia in America la Coppa del Mondo, dopo aver già corso qualche gara qui in Europa, perché hanno già corso 3 gare in Belgio nel Etias Cross, una delle competizioni principali che si corrono dopo la Coppa del Mondo, e a vincerle è stato le prime due Eli Iservit, campione europeo di specialità, uno tra i più forti al mondo in questa specialità, e ci saranno tanti nomi che vi nominerò che se non seguite questa specialità non riuscite a riconoscerli. C'è qualcuno che corre anche le gare su strada che vediamo sempre, quindi Giro d'Italia, anche Tour de France e tutte le altre, ma la maggior parte corrono principalmente solo questa specialità. Fanno qualche garetta d'estate o su strada o su mountain bike, e le loro squadre in estate sono delle piccole squadre continental. Proprio Eli Iservit, che corre con la Paulshausen Bingol, una delle squadre più forti in Belgio, perché è rappresentata sia da lui, che è campione europeo, che è anche rappresentata dall'altro vincitore della prova di Etias Cross, che è Michael Van Turenhout. Oltre loro, corridore molto forte è Laurens Zweck. Le prime due tappe si sono corse comunque sull'asciutto, ma una cosa che caratterizza il ciclocross è il fango. Difatti, già nella terza tappa dell'Etias Cross abbiamo visto correre i corridori in mezzo al fango, e questa è una cosa che caratterizzerà poi praticamente tutta la stagione. Si è corsa anche una tappa del Super Prestige, vinta invece da Ton Aerts, altro corridore molto forte in questa specialità. Lui corre per la Bolloise Trek, squadra capitanata da Sven Nys, che ha fatto la storia di questo sport perché ha vinto un bel po' di coppe del mondo e è riuscito anche a vincere un mondiale. Attualmente ci corre comunque suo figlio Thibaut Nys, che è il campione europeo degli under 23. Se abbiamo visto l'europeo di Trento, è arrivato davanti proprio al campione del mondo, poi Filippo Barongini. Lui è un corridore molto giovane che dovremmo tenere sott'occhio anche in questa stagione di ciclocross, perché 2 anni fa era nella categoria juniores e l'ha dominata. Non è del tutto da sottovalutare le prove che fanno questi corridori anche nelle categorie più giovanili, perché altri corridori che poi hanno vinto moltissime gare, come esempio Mathieu Van der Poel, Tom Pidcock, nella categoria juniores hanno tutti vinto il mondiale e l'hanno dominato, per poi passare nella categoria superiore a vincere praticamente da subito. Quindi per questo non è da sottovalutare Thibaut Nys. Tornando a noi, quest'anno nella prova di Coppa del Mondo ci saranno ben 16 gare. Si parte con le prime 3 in America. La prima si svolgerà a Waterloo, la seconda si svolgerà a Fayetteville e la terza si svolgerà a Iowa City. In America, a inizio 2022, si svolgerà anche il campionato del mondo di ciclocross. Quindi quest'anno non saranno solo le prime 3 prove caratterizzate in America, ma a gennaio si correrà anche il mondiale. Normalmente non si fanno altre prove in America. Come ho detto prima, sono 16 gare in questa stagione da fare in Coppa del Mondo, e quindi si sono aggiunte tante altre prove che negli scorsi anni non si facevano come Coppa del Mondo. Potevano essere delle prove di Etias Cross oppure prove di Super Prestige. Da quest'anno invece si sono alzate. Quindi dal 24 ottobre si corre a Zoven, il 31 si corre a Overijse, il 14 novembre invece saranno a Tabor, il 21 novembre saranno a Coxeide, il 28 novembre saranno in Francia a Bessagnon, il 5 di dicembre saranno a Antwerpen. Questa località non l'ho mai sentita, quindi è di sicuro una prova
di Coppa del Mondo che non è mai stata fatta fino adesso. E attenzione, il 12 dicembre si correrà in Val di Sole, quindi prova di Coppa del Mondo italiana, prova che si svolgerà in montagna proprio in Val di Sole, e questa prova è stata fatta proprio in prospettiva futura per andare ad inserire il ciclocross come disciplina olimpica invernale. L'obiettivo dell'organizzazione di tutto l'UCI è quello di andare a sparare la neve se non dovesse esserci neve naturale, per poi quindi fare la gara sulla neve, quindi sarà veramente molto bello da vedere. Dopo la Val di Sole, che è comunque un nuovo circuito da fare, il 18 dicembre correranno a Rupen, il 19 a Namur in Belgio, il 26 dicembre a Dendermonde, il 2 gennaio a Ulst, il 16 gennaio a Flamanville, il 23 gennaio l'ultima prova di Coppa del Mondo sarà a Hoogeraide. Sarà sicuramente bella da vedere, ci saranno tanti protagonisti come ogni anno, da quelli che vi ho nominati prima a anche i Mathieu Van Der Poel, che è il campione del mondo uscente, il dominatore di questa specialità degli ultimi anni. Ci sarà Wout Van Aert, che è l'eterno secondo, non sappiamo ancora quando ritornerà a correre perché dopo la strada si fermerà all'incirca 3 settimane per fare un po' di riposo giustamente prima della stagione di ciclocross, e dopo ciclocross ripartirà poi su strada. E ci sarà anche il campione olimpico di mountain bike Tom Pidcock, anche lui corridore molto forte in questa specialità. Lui è molto giovane e ha già battuto Mathieu Van Der Poel nel ciclocross la scorsa stagione, e sarei molto curioso di vederlo anche quest'anno perché secondo me potrebbe addirittura batterlo. Quindi quando correranno assieme sarà veramente da divertirsi. E Pidcock ha fatto vedere quest'anno anche nel cross country cosa riesce a fare, perché nella prima prova di Coppa del Mondo di mountain bike a Leogang è partito oltre la 100ª posizione dopo 2 giri di quel circuito che era anche molto duro. L'abbiamo trovato davanti a battersela coi primi, non a caso poi ha vinto l'Olimpiade. Avendo così tante gare, quindi 16 gare, sarà molto combattuta. L'anno scorso ha iniziato forte Eli Iserbyt per poi andare a calare nelle gare successive. Fine Coppa del Mondo l'ha vinta Wout Van Aert. Quest'anno speriamo di vedere il più possibile, come ho detto prima, Van Der Poel, Van Aert e Pidcock, perché tutti e tre assieme danno spettacolo quando corrono, e sarà curioso vederli correre sulla neve in Val di Sole. Il campionato europeo invece si svolgerà a novembre in Olanda al Col du Vam, e se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. Se vi è piaciuto questo contenuto sul ciclocross non dimenticatevi di mettere mi piace, e se volete approfondire altri argomenti su questo sport scriveteli qui sotto nei commenti, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!